Allora, buongiorno, benvenuti. E siamo a 89, 89 gli anni che ricorrono dall'inaugurazione dell'allora Littorio, poi diventata Latina. Parliamo di inaugurazione perché la prima pietra è stata posta il 30 giugno, appena 5 mesi e qualche giorno dopo fu inaugurata Littoria. E noi ogni anno abbiamo il piacere, il dovere, la soddisfazione di festeggiare questo anniversario. Ci avviciniamo a velocità incredibile al centenario che arriverà nel 2032. Fatemi sottolineare che dopo un anno ritroviamo la banda ed è un gran piacere ritrovare la banda Gioachino Rossini, che ringrazio per aver accettato il nostro invito. Ringrazio il signor prefetto e tutte le autorità civili e militari presenti, nonché le associazioni d'arma e combattentistiche che hanno raccolto il nostro invito, e ringrazio tutti i cittadini e le cittadine presenti, consiglieri comunali, assessori, vice sindaco. L'elenco è lungo. Un grazie di cuore perché è una giornata particolare, anche un sabato, le feste natalizie. E anche questo piccolo impegno può essere un sacrificio, è un segno di affetto e di amore verso la nostra città. Detto questo, iniziamo la cerimonia con l'inno nazionale, l'inno di Mameli. Grazie. Arrivammo che Piscinara era già prosciugata, una tabula rasa, un tappeto di biliardo, neanche un albero all'orizzonte di tutti quei boschi e foreste che secondo zio Pericle c'erano prima, pullulanti di bestie, briganti assassini scappati dai paesi loro per raggiungere le montagne. Neanche più una goccia d'acqua, un filo d'erba. E noi arrivammo in 30.000 a popolare come birilli inermi questo tappeto di biliardo. Un vuoto senza fine, tutto asciutto, terra vergine. Sembrava il deserto. Questo è un brano tratto dal libro Canale Mussolini di Antonio Pennacchi e ci dice il virtuale passaggio tra il bonificatore e il colono, tra chi aveva fatto emergere le acque della terra pontina e chi poi quelle stesse terre le coltiverà e darà a questa terra una sua produttività, tra chi in gran parte tornerà al proprio paese di origine, i bonificatori, e chi invece qui a Latina rimarrà, a Littoria, poi diventata Latina, rimarrà per contribuire in maniera determinante alla crescita della città e a costruire quella che è la città, quella che è Latina di oggi. Noi siamo qui per rendere omaggio al bonificatore.
un'opera immensa. Mi piace sempre ricordare le cifre di questa opera di bonifica anche a favore di chi per la prima volta assiste a questa cerimonia. Ricordo che furono 134.000 gli ettari di territorio liberati dalle acque, 18 grandi idrovore furono messe a sistema, furono costruiti 16.165 chilometri di canali, aperti 1.360 chilometri di strade, perforati 4.500 pozzi freatici o artesiani, edificate 3.040 case coloniche. Tutto questo dal 1926 al 1937, grazie a 18.548.000 giornate di lavoro spese da 50.000 bonificatori. È a loro che oggi rendiamo omaggio. Adesso invito il sindaco Damiano Coletta a raggiungermi, grazie. Signor Prefetto, autorità militari e civili, associazioni d'arma e combattentistiche, cittadine, cittadini, buongiorno e ben trovati nell'89esimo anno della nostra città. Questa è sempre un'occasione per fare un po' un bilancio, visto che ricorre e coincide in pratica con la fine dell'anno. E permettetemi di dire che per me è una grande emozione ed è un grandissimo onore continuare a indossare la fascia tricolore come rappresentante della città in cui sono nato e cui sono cresciuto, e quindi colgo anche questa occasione per ringraziare tutta la città per la fiducia che ha inteso rinnovarmi. Beh, quando si fa un bilancio di fine anno, si fa un percorso e si racconta un po' tutto quello che questa comunità ha vissuto. È stato un altro anno duro, lo sappiamo, abbiamo dovuto affrontare ancora i disagi, il dolore, di un'emergenza dalla quale ancora non siamo usciti, ma Latina, la nostra comunità, ha saputo affrontarla con grande dignità e con senso di responsabilità. E così vorrei un po' fare un excursus sui valori e sulle percezioni che questa esperienza ci ha costretto in qualche modo ad affrontare. E partiamo da un tema, da un valore
che a mio avviso, a nostro avviso, è un bene comune prioritario, che è quello della salute. Abbiamo visto quanto è importante saper investire nella sanità e colgo anche questa occasione per esprimere la gratitudine di tutta la comunità a tutto il personale sanitario per quanto ha fatto, per quanto fa e per quanto farà per proteggere e tutelare la salute dei nostri concittadini e delle nostre concittadine. L'hanno fatto con competenza, con dedizione, con passione, mettendo anche a rischio loro stessi, e quindi a loro va veramente la nostra gratitudine. Così come dobbiamo ricordarci quanto sia importante il valore della ricerca a livello nazionale, ma anche anche a livello locale. È grazie alla ricerca che abbiamo potuto potuto disporre di un'arma importante, qual è quella della vaccinazione, che ci ha consentito di vivere questo anno, questo Natale, anche se purtroppo siamo in una fase un po' delicata di incremento di contagi, ma comunque con un diverso grado di libertà. E questa libertà è garantita proprio dal rispetto che ognuno deve avere verso se stesso e verso gli altri. La vaccinazione è una forma di rispetto verso se stessi e verso gli altri ed è una garanzia della libertà della comunità. Abbiamo detto anche momenti di dolore, quindi il nostro pensiero va a tutte le persone che non ci sono più e anche al dolore che abbiamo vissuto nel non poterle accompagnare negli ultimi momenti della loro vita. Abbiamo vissuto il disagio anche della perdita di posti di lavoro, e quindi il nostro pensiero va in particolare a tutte quelle aziende, soprattutto delle piccole e medie imprese, alle aziende artigianali, ai lavoratori dello spettacolo che in qualche modo purtroppo hanno visto ridurre la loro attività lavorativa e con conseguente anche compromissione di posti di lavoro. E questa compromissione ha riguardato soprattutto anche le donne, quindi il pensiero va a tutte le donne della nostra comunità, in particolare proprio a quelle che hanno perso il loro lavoro. Un dato statistico nazionale ci dice che tra le persone che hanno perso la propria occupazione il 70-75% sono donne. Questo ci deve far riflettere su come dobbiamo rimodulare anche la nostra organizzazione sociale e anche familiare. E poi il nostro pensiero va al mondo della scuola, il mondo della scuola che soprattutto in questi giorni è un po' in fase di fibrillazione proprio perché c'è stato questo incremento di contagi, e quindi il nostro pensiero va soprattutto ai nostri ragazzi, alle nostre ragazze. Abbiamo vissuto tutti i nostri 16 anni, la nostra adolescenza, la nostra maturità, e sono momenti, probabilmente sono i momenti più belli della nostra vita, e purtroppo i ragazzi di questo tempo non hanno potuto godere della bellezza, delle emozioni, della condivisione in presenza dell'attività scolastica, che è un'attività fatta di formazione, di educazione, di crescita, di sviluppo, di confronto e anche di divertimento, perché insomma ognuno penso che abbia ricordi di divertimento in quella fase della vita. La nostra comunità ha saputo resistere. Non è una parola esagerata il concetto di resistenza, ma parlo di resistenza perché prima ancora, citando Papa Francesco, per resistere bisogna esistere. E allora la riflessione che voglio fare insieme a tutti voi è: questa comunità esiste. Esiste perché ha una sua identità che è cresciuta nel tempo e che a mano si è sviluppata nel tempo e che ha messo al centro la persona. La persona con tutte le sue dinamiche di relazione, con tutte le sue componenti, con tutti i suoi valori basati sui pari diritti, basati sulle pari opportunità, basati sul concetto di equità, basati sul concetto della tolleranza, della coesione, della solidarietà. Latina ha saputo essere solidale, ha saputo essere generosa, ha saputo non lasciare indietro nessuno, perché questo è il vero valore identitario che ci fa riconoscere comunità di Latina, comunità di cui appunto sono orgoglioso di esserne il rappresentante. E
quando parliamo di tolleranza, quando parliamo di solidarietà, generosità, parliamo anche di inclusione. Parliamo anche della nostra capacità di accettare le diversità e dalla commistione delle diversità c'è il valore aggiunto, e forse la sintesi della nostra storia è proprio questa. È stato detto prima, da sempre questa città è stato un porto sicuro, un porto in cui trovare speranza, in cui rifugiarsi, in cui riscattarsi. Qui sono venuti i lavoratori da ogni parte d'Italia. Li voglio ricordare, i lavoratori del Friuli, provenienti dal Friuli, provenienti dal Veneto, provenienti dall'Emilia-Romagna. E qui hanno trovato rifugio anche i profughi provenienti dall'est europeo. Qui hanno trovato anche rifugio i libici espulsi dal colonnello Gheddafi. E quindi Latina ha saputo essere accogliente, ha saputo essere un porto sicuro, e da questa mescolanza poi nasce un'identità che comunque riesce anche a mantenere le radici. Ma questa è la nostra storia, storia che ha raccontato il nostro cantore, voglio appunto ricordare il maestro Antonio Pennacchi, che proprio questa estate ci ha lasciato. Ecco, in quegli anni di costruzione della nostra città c'era la speranza che nello stesso tempo era la stessa speranza che hanno avuto poi i nostri padri nel momento delicatissimo del dopoguerra, in cui è stata scritta la nostra Costituzione. Hanno saputo tutti rimboccarsi le maniche, hanno saputo tutti mettere le mani nella terra per creare quella che oggi è il nostro territorio, quello che è l'Agropontino, quello che è un territorio fatto di bellezze naturali che in qualche modo erano nascoste e che sono state tirate fuori e delle quali siamo tutti fieri. Ecco, io sono partito proprio dalla descrizione e dal racconto dell'emergenza che stiamo vivendo per metterla in parallelo con quello che è stato il lavoro della bonifica, il lavoro dei nostri coloni. E le sensazioni probabilmente sono le stesse, sono quelle del bisogno di speranza, sono quelle del bisogno di una ricostruzione. Speranza che dobbiamo dare soprattutto ai nostri giovani, li abbiamo ricordati prima. Dobbiamo mettere in condizione i nostri giovani di Latina di scegliere nell'avere opportunità. Si può scegliere di andare fuori per migliorarsi, per confrontarsi, per avere altra esperienza, ma non per una fuga obbligata. E quindi è nostro compito mettere i nostri giovani nelle condizioni di scegliere liberamente se stare qui o comunque avere la possibilità di tornare. E la ricostruzione, perché parliamo di ricostruzione, questo è un tempo di ricostruzione, questo è un tempo in cui dobbiamo trovare forza e sviluppo, passa per la partecipazione. E la partecipazione riguarda tutti noi, la nostra capacità appunto di metterci in relazione con gli altri. Ognuno di noi esiste in quanto essere sociale, in rapporto con gli altri. E mi piace il rapporto con gli altri, il rapporto con un concetto molto semplice, che se lo riportassimo anche al tempo della nostra bonifica è lo stesso. Qui si è lavorato per una terra che doveva appartenere a tutti, che deve appartenere a tutti. E quindi la partecipazione è attorno a un concetto molto semplice, che è quello del bene comune, che non è la somma dei beni individuali, ma è qualcosa che appartiene a tutti. Il bene comune non è qualcosa che appartiene allo Stato, ma appartiene a tutti noi in quanto comunità. Ed è quello che ci fa ancora una volta riconoscere comunità. E voglio anche ricordare che da poco abbiamo attivato l'esperienza delle case di quartiere, e in un tempo come questo le case di quartiere hanno inteso accendere una luce verde in un tempo di Green Pass, ma questa luce verde vuole indicare che le case di quartiere sono un luogo sicuro, un luogo accogliente, la stessa luce verde che hanno utilizzato le famiglie polacche ai confini con la Bielorussia, proprio perché siamo tutti cittadini di questo mondo e tutti dobbiamo essere
dobbiamo essere accolti. Ecco, allora è questa la nuova fase che dobbiamo vivere, che stiamo vivendo, ed è la fase dell'unità cittadina, è la fase della responsabilità da parte della politica tutta di fare le scelte per il bene comune. Il bene comune è questa città, è questo territorio, siamo tutti noi, anziani, padri, madri, figli, sorelle, questa è la comunità di Latina e attorno a questa comunità di Latina la politica deve saper trovare sinergia. Cito Bob Kennedy, non dobbiamo chiederci cosa il nostro paese può fare per noi, ma dobbiamo chiederci cosa noi possiamo fare per il nostro paese, e mai come ora queste parole risultano così piene di significato. Cosa possiamo fare noi per essere inclusivi? Cosa possiamo fare noi per aiutare l'altro? Cosa possiamo fare noi per ridurre le disuguaglianze sociali? Cosa possiamo fare noi per accorciare le disuguaglianze che soprattutto esprimono una distanza tra le periferie? In generale, il concetto di periferia sembra quasi essere un concetto di marginalizzazione, quando invece la periferia fa parte comunque di una unità di persone che poi si chiama appunto comunità. C'è bisogno di propositività, una propositività che sappia aggregare, non c'è bisogno di muri, non c'è bisogno di divisione in questo momento. C'è un futuro di sviluppo e abbiamo tutti il dovere morale di farlo tutti insieme. E ci avviciniamo al centenario. Nel 2032 compiremo 100 anni. La strada è tracciata e dobbiamo anche chiederci, ce lo chiediamo tutti i giorni, ma la strada comunque è tracciata e ce l'ha tracciata anche l'Europa, l'Unione Europea, di cui fieramente facciamo parte. Ed è una strada basata sull'innovazione, sulla transizione ecologica, sulla ricerca, sulla sanità, sull'inclusione, sono le linee di indirizzo dell'allora Recovery Fund, e che poi da cui ora stiamo, diciamo, cercando di prendere ulteriormente le coordinate per l'attività politica e amministrativa che stiamo giorno dopo giorno cercando di impostare. E rappresentano un po' la rotta, perché dobbiamo anche sapere dove vogliamo andare. Non c'è nessun vento favorevole per le vele che non sanno dove andare, cito Seneca. E quindi dove è la nostra, quali sono le nostre coordinate, quali sono le nostre linee di indirizzo, dove vogliamo che andare verso il centenario, dove vogliamo portare la nostra città? Una Latina universitaria, una Latina, permettetemi di usare il termine, smart, una Latina sostenibile, una Latina inclusiva, una Latina solidale, una Latina città della modernità, una Latina città dei diritti. E perché è questa l'identità che nel tempo abbiamo costruito. E questo è il modo per trovare la luce, la speranza e lo sviluppo. Perché questo è il momento delle scelte condivise. Chiudo citando una frase di Calvino che riguarda il concetto dell'inferno. Adesso non stiamo vivendo un inferno, ma comunque, come abbiamo detto, abbiamo vissuto un momento duro, sicuramente il momento più difficile, più duro dal dopoguerra in poi, che ha generato appunto la crisi economica e sociale che tutti conosciamo. E voglio leggere proprio testualmente le parole di Italo Calvino. L'inferno dei viventi non è qualcosa che sarà. Se ce n'è uno, è quello che è già qui. L'inferno che abitiamo tutti i giorni, che formiamo stando insieme. Due modi ci sono per non soffrirne. Il primo riesce facile a molti: accettare l'inferno e diventarne parte fino al punto di non vederlo più. Il secondo è rischioso ed esige attenzione e apprendimento continui, cercare e saper riconoscere chi e cosa in mezzo all'inferno non è inferno, e farlo durare e dargli spazio. Buon compleanno, Latina!
Queste erano le note di Bella Latina, una canzone che almeno quando noi frequentavamo le elementari ci facevano imparare a memoria. E eseguita dalla banda Gioachino Rossini, che ringrazio di nuovo, diretta dal maestro Raffaele Gaizzo. Prima di salutarvi vi ricordo che a mezzogiorno in Sala De Pasquale, quindi all'interno del Palazzo Comunale, ci sarà un incontro con l'Archivio di Stato per presentare il progetto di digitalizzazione delle documentazioni del comune, le determina a partire dall'anno di fondazione fino quasi agli anni 70, quindi sarà presentato questo progetto davvero importante per gli storici, per i ricercatori, ma io direi anche per tutta la cittadinanza. Già da adesso e per tutta la giornata la Casa del Combattente in Piazza San Marco sarà aperta alle visite dei cittadini e delle cittadine, che saranno accompagnati nella visita dai ragazzi dei FAI Giovani, del FAI Giovani. Detto questo, vi saluto, vi ringrazio della presenza, vi faccio gli auguri, ci facciamo gli auguri di buon compleanno Latina, gli auguri del buon Natale e di un buon anno nuovo. Grazie mille per la vostra presenza. La banda rimane qui e ci propone qualche brano musicale natalizio, se volete rimanere ben volentieri. Grazie.
Facciamo la fine. Siamo la foto? Chi se la fa però?
Franzurro ci ha chiesto di collaborare. Mettiamoci qua. Mettiamo lì da. Ma tu non tu purtroppo come fai? Ce ne sta un terzo che potete fare. Ma c'è stato proprio bacano, bacano che per tagliere. No, bacano. No, adesso già le nove. Guarda che abbiamo fatto ormai. Oggi sei un milione. Abbiamo fatto.